Buongiorno a tutte carissime e ben ritrovate. Come va? Tutto bene? Spero di sì. Allora, io stamattina andrò a fare una ricetta che faceva la mia mamma e che ora non c'è più. Anzi, ricordando oggi la commemorazione dei defunti, che riposino in pace. E dunque, io questa ricetta è da tanto tempo che non la faccio. La facevo anch'io, ma poi dopo non l'ho fatta più. Dunque, mi occorrono per questa ricetta delle patate. Andrò a fare delle patate, non so se le conoscete, patate con prezzemolo, aglio e un cucchiaio di farina. Ora vi elenco gli ingredienti. Allora, mi occorrono. Io qui ho due patate che le ho tagliate, lavate e messe a bagno. Devono essere tagliate a cubettini piccoli, piccoli, piccoli. Eccoli qua, vedete? Proprio piccoli, piccoli. Ora le vado a tirare su e le asciugo con un canovaccio pulito. Poi mi occorre la farina, come ho detto, prezzemolo e aglio, l'olio, extravergine d'olivo quanto basta. Poi mi occorre del pepe e sale per questa ricetta. Poi andrò a farne una seconda ricetta perché è velocissima. Una seconda ricetta sarebbe, io qui ho della pancetta fresca che ho comprato dal macellaio, e anche questa è una ricetta, non so se voi la conoscete. Io vado a fare queste fette di pancetta in padella con sale e pepe, e poi vado a sfumare con aceto. È molto buona. E anche per questa ricetta mi occorre olio, aceto, eccolo, io uso quello di mele, ma qualsiasi aceto, purché non sia balsamico, eh. Poi mi occorre sempre pepe e il sale. Dunque, io ora vado subito a tirare sulle patate. Ah, poi prima mi sono avvantaggiata, ho fatto un sughetto per la pasta, un sughetto semplice e veloce. Qui avevo dei pomodori freschi da sugo San Marzano, me li ero congelati e stamane li ho tirati fuori e ci ho fatto il sughetto, un sughetto semplice con basilico. Anche il basilico, io avevo la piantina di basilico, prima che finisse ho tolto le foglie, le ho lavate bene, le ho sciacquate bene e le ho congelate. E stamattina ho preso il basilico che mi occorreva e ci ho fatto il sugo. Ho fatto un soffritto di cipolla, semplice, senza carote, senza niente. E questo anche è pronto. Dunque, allora, come ho detto, vado subito ad asciugare le patate. Io già le ho lavate, le ho tagliate e messe a bagno. Allora, metto uno strofinaccio pulito. E vado ad asciugare le patate. Anche le patate fatte in questo modo sono molto buone, buonissime. Infatti io stamattina mi è venuta in mente mia mamma e ho pensato a queste patate quando lei le faceva. Sono buone, così le ho volute riproporre. Ecco qua, asciughiamole bene bene. Ora prendo la pentola, le mettiamo in pentola. Ecco
Allora. Ho preso anche il pepe perché ho sbagliato. Qui ho preso un aroma invece del pepe. Allora, io metto le patate nella pentola. Quanti ne devo delle patate, vi regolate voi in base alle persone che siete in famiglia. Io per due persone ho fatto due patate, ma come vedete, quando si tagliano a cubettini piccoli piccoli ne escono fuori tante. Ecco qua. Allora, leviamo le spinacce. Ora vado a tagliare l'aglio. Già l'ho pulito internamente, ho levato l'anima che c'è e anche l'aglio si deve fare fine 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 fine. Purtroppo in questa ricetta l'aglio si deve lasciare, non si deve togliere. Poi se voi proprio vi dà fastidio un aglio sano, ne mettete metà. Ecco, metà così ne mettete, eh? Perché poi il sapore ci deve essere in queste patate. Però a me l'aglio piace tantissimo. E fa poi anche bene. Tagliato. Si mette tutto insieme, aglio, prezzemolo, tutto insieme. Io il prezzemolo l'ho lavato, l'ho levato dai suoi zeppetti e anche questo si deve tagliare fine. Poi si mette olio e poi un po' d'acqua, si devono cuocere con acqua. Pepe. Metto il sale. Metto un po' d'olio. E porto ai fornelli. Allora, venite con me qui ai fornelli, ci spostiamo. La padella mi serve dopo. E metto le patate sul fuoco.
Ora queste si cuociono così, poi dopo andrò a mettere la farina e un po' d'acqua. Adesso posso aggiungere un po' di acqua. Adesso facciamo due mestoli, poi mi regolo ancora. Sono dure, metterò altra acqua. Tra un pochino mettiamo la farina, adesso lo lasciamo così. Ora nel frattempo io vado a mettere la pancetta in padella. Metto l'olio. Il pepe, il sale. Anche la pancetta fatta in questo modo è buonissima. Devi prendere quella fresca di macelleria, la vendono anche confezionata al supermercato. Accendo il gas. E questo adesso la facciamo andare. Poi dopo la sfumerò con l'aceto. Vediamo qua. Qui inizia a prendere il bollore. La pancetta inizia a sfrigolare. Ok? Ricette delle mamme e delle nonne sono preziose. Io infatti questa ricetta di mia mamma la tengo nel cuore perché sono anche buone fatte in questo modo, guardate, sono buonissime. Vediamole. Proviamo la pancetta e farla cuocere nell'altro lato. Deve uscire fuori croccante.
l'ho tirata dal lato, eh. Questi si cuociono, devo sfumare con l'aceto. Abbasso qui la fiamma perché vedo che stanno bollendo. Quasi a cottura. E vado a mettere un cucchiaio di farina soltanto. Un profumino, mamma mia, della pancetta fresca e delle patate fatte in questo modo, il prezzemolo, il profumino. Come potete vedere, amiche e amici cari, io faccio delle ricette semplicissime, non vado a cercare strane cose da grandi chef, no, cucino da donna casalinga, faccio dei piatti che sono facilissimi alla portata di tutti. Non vado a ricercare grandi cose, ecco. Sono tutti ingredienti che si trovano facilmente. Ecco, vedete, adesso si punta a dorarsi. Vedete amiche, comincia a dorarsi. E ora vado a sfumare con l'aceto. E le lascio cuocere senza coperchio, altrimenti diventerebbe queste. Ora si cuociono così, abbasso la fiamma e lascio evaporare l'aceto. Vediamo le patate che tanto fanno. Appoggio il pezzetto, ecco, fanno a metà cottura e a questo punto vado a mettere un cucchiaio di farina, e dovete subito subito mescolare, eh. Aggiungo un altro pochino d'acqua. Ecco,
finisce la cottura. E qui c'è un profumo che non vi dico, madonna mia. Maggiormente adesso si sente il profumino dell'aceto. Ecco qua, vedete meglio. Vi garantisco che sono squisite queste patate fatte in questo modo. Io vedete oggi l'accompagno con la pancetta fresca, potete accompagnarle in qualsiasi cosa, con petto di pollo, con fettina, con formaggio, quello che preferite. Dovete sempre girare per non far attaccare la farina, fino a che non si cuociono le patate, che erano quasi cotte. Poi la riassaggio e sento a che punto sono. Ci siamo quasi alla cottura. Ci sentiamo. Sì, io spengo perché sono cotte. Ecco qua. Non ci è voluto molto tempo a prepararle. Avete visto? Ecco qua, queste sono cotte. Ora rimane soltanto la pancetta, la passo nel fornello più grande. E anche questa ci siamo quasi per la cottura. Vedete, deve venire bella croccante, bella colorita. Alzo leggermente la fiamma. Sto prendendo un piatto questa è pronta e la tolgo. Questa la giro, vediamo anche questa e quest'altra.
vede il grasso che ha tirato fuori, essendo anche fresco, già il grasso che ha tirato fuori. Non è aceto, perché ormai l'aceto è bello che è evaporato. Questo è tutto il suo grasso. Spengo e vado a togliere. Mescolatele bene dal grasso, c'è anche un pochino d'olio, perché ho messo anche un po' d'olio, però l'olio ne ho messo poco, sono due ricette velocissime, avete visto? Molto molto veloci, facciamo un impiattamento. Allora, amiche, siamo arrivate alla conclusione della ricetta. Ecco qua, avete visto? Semplicissima, velocissima e c'è un profumo, mamma mia, buono buono. Questa è la mia pancetta fresca, come avete visto, sfumata con aceto. Io uso aceto di mele che è più delicato, ma potete fare benissimo con aceto di mele. E queste sono le patate della mia mamma. Che riposo in cielo, in pace, fatte con aglio, prezzemolo e cucchiaio di farina. Ok? Allora, amiche, io per oggi vi saluto, vi dico buona giornata. Ho assaggiato prima queste patate senza la cottura e devo dire che sono buonissime. Ora le riassaggio. Squisite, buone buone squisite. Ora assaggio un pezzetto di pancetta fresca, vediamo un po'. Eccola, mamma mia che buona, madonna mia che buona. Questa croccantezza che ha, perfetta, buona, buona, buona. Se non conoscete questa ricetta, io vi invito a farla e vedrete che mi darete ragione. Allora, io vi saluto, vi dico buona giornata a tutti e buon pranzo. Un bacio da Anna. Ciao amiche, ciao ciao!